voglio ricordare una cosa importante. Quando vennero i profughi di Istria, li portarono da noi e li misero nel palazzo dove ora sta vicino, tutta la musica. Sì, sì. Allora, erano veramente bravissimi a notare. Noi ci meravigliamo, piccolo come eravamo, dicevo la cosa, diciamo, a vedere le donne, gli uomini, tutti in costume sulla parte sopra il muraglione. Questo lo fa una meraviglia, veramente amabili, amabili con l'acqua, veramente tanto. Poi sono andato, qualcuno è rimasto, un furino, tutto questo così. La Mola Vecchia era uno spettacolo. Noi accedevamo alla Mola, sia da Viale Mazzini scendendo giù, ci stavano piando le figli, ci abbuffando le figli. Poi si passava sulla Furbina e si attraversava tutto il muraglione che l'acqua che ci scorreva tutti i piedi. Quindi un po' della paura perché si scivolava. E si scendeva la preta grossa, la chiamavano. Perché i piccoli notavano la preda piccola, tu cominciai con la preda piccola, poi quando si galleggiava, i grandi ci prendevano, mo te porta la preda grossa, mi dicevano, e lì noi tutti zitti arrivavamo lì, quando ti pigliava proprio un po' l'anda, uno si irrigidiva, subito alzava e ti mettevi in galleggiare così. Ricordo di un particolare formidabile, un ragazzino del palazzaccio che stava lì, usava una palloncina di quelli secondo una bocca, se metteva, se metteva i piedi, troppo troppo, poi una volta ci scivolò due cose, adesso palloncini che andava sui tuzzi, riusciva a lo tu fai, io lo riportai su, quindi sono bei ricordi. Un ricordo triste, e poi smetto perché sennò va a noi, io sono stato in collegio 10 anni, quindi la Mola Vecchia me la gustavo l'estate, quando venivo. Avevo un cane, Billy, a fianco a mia nonna, c'è stato un ragazzino, a me dove si chiamava, dell'Otamia, col quale stavamo sempre insieme durante l'estate. L'inverno e la primavera, durante il periodo che stavo in collegio, lui prendeva il cane e se ne andava al fiume. Ci andava una volta. È difficile anche da raccontare. E ci è rimasto. Maledizione. Quanti anni aveva? Io ne avevo 13, sono 14. Che è rimasto dentro al fiume? È morto, il cane rientrò, la sorella, Nina. Io so dire, ma dove sono? Ho abbaiato a questo cane qua. Andavano tutti i giorni che stavano. E se volete che ci avevano dentro al fiume? Sotto la cascata, morto, cominciato ad andare solo là. Forse passeggiando sopra. È scivolato, forse. E ricordo la tomba al cimitero, andava sempre a trovare, ora non avrò più, sapranno forse, ricordo, non hanno messo più la lava. Quindi è stata veramente un'esperienza bruttissima. Io rientrai dal collegio, mia sorella disse, ma sai che sei morto, che sei pure che va, a me tempo. Che tristezza. Quindi bei ricordi, ma pure brutti.